Ciao, buongiorno a tutti. Siamo alla vigilia del ritorno di Coppa Italia, della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Andremo in finale? Lo sapremo domani, ovviamente seguiremo insieme il match su Twitch, come accade praticamente sempre in questa stagione. E ne sono molto contento perché siete sempre molto partecipi. E intanto vi consiglio di scaricare OneFootball, che è lo sponsor di questo canale YouTube. Il link è qui sotto in descrizione per un'applicazione che comunque vi aiuta, è una roba che vi serve all'interno del vostro smartphone per rimanere sempre aggiornati quando io non sono online, quando io non faccio video. Quindi è gratis ed è una cosa che vi tornerà molto molto utile durante la quotidianità. E poi ragazzi, guardate il counter di questo canale YouTube, ci avviciniamo terribilmente ai 200.000 iscritti. 200k è tanta roba, quindi dipende anche un po' da voi quando ci arriveremo. Cercate di darmi quanto più supporto possibile perché ci tengo veramente tanto. E mentre oggi aspetteremo le parole di Andrea Pirlo per quanto riguarda la conferenza stampa, vedremo se ci saranno delle idee, vedremo se ci saranno degli aggiornamenti anche su OneFootball, sulle condizioni di Bonucci. Io vorrei soffermarmi un attimo su quella che è stata la partita con la Roma, perché ancora una volta è tornato fuori quel discorso, quella diatriba, quella dualità tra il gioco che poteva esprimere Allegri e il gioco che poteva esprimere Sarri. Uso il condizionale perché io, come sapete, non sono dell'idea che Allegri abbia sempre giocato male. Io mi ricordo la Juventus di Berlino è stata probabilmente la Juventus che più ho apprezzato, che più mi ha divertito, che più considero forte. L'allenatore era proprio Allegri, tra l'altro appena arrivato. Quindi dipende molto, secondo me, dall'annata che vuoi andare ad analizzare, dai giocatori che erano in organico, dal contesto di gioco che è stato dato. Poi, pian piano, sicuramente l'idea di Allegri è stata sempre di più un non bel gioco per parlare terra terra. Anche se, per quanto mi riguarda, come ho già detto molte volte, per me una partita giocata bene, il bel gioco, per me essere efficaci, non concedere mai nulla agli avversari e riuscire comunque a vincere la partita, nonostante le poche occasioni da gol. Quella per me è una partita giocata bene, una partita che senti dentro, sofferta, perché il calcio è sofferenza. Il fatto di dover scendere in campo e stravincere sempre, per me è una roba che non esiste, soprattutto in un momento come questo, l'abbiamo visto nelle schede che ho preparato nei giorni scorsi, dove la Juventus ha giocato 11 partite nel giro di oggi è l'8. Quindi 36 giorni, 11 partite e 36 giorni. Ci rendiamo conto, da inizio anno, l'anno è iniziato così, con una preparazione e 11 partite in 36 giorni. Di quelle 11 partite ne abbiamo vinte 10, ne abbiamo persa una proprio con l'Inter in campionato. Direi che in questo momento la squadra sta facendo veri e propri miracoli. Eppure capisco che qualcuno voglia qualcosa di più, ma non tanto sotto il profilo del risultato. E io preferisco sempre che la mia squadra vada bene sotto il profilo del risultato piuttosto che della prestazione. Io penso a tante partite, la più emblematica probabilmente è quella con l'Atalanta, dove abbiamo fatto veramente una gara incredibile, aveva la bava alla bocca, mille occasioni da gol, non siamo stati cinici, non le abbiamo concretizzate al meglio. Mi ricordo Ronaldo e Morata in quella partita li ho massacrati perché veramente hanno sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. E nonostante la grandissima mole di gioco, non abbiamo fatto i 3 punti, che erano meritatissimi. Però il calcio non va ai punti, appunto. Ai punti, appunto. Non è che premia chi se l'è meritata di più. Non è che premia chi ha fatto di più. Il calcio premia chi prende meno gol e chi ne fa più dell'avversario. Questo è quello che alla fine ti permette di alzare i trofei, di scalare le classifiche, di essere anche contento per la prestazione che hai fatto. Perché io capisco benissimo la volontà di un tifoso di sedersi davanti alla televisione, sul divano, sulla poltrona. E dire, oh, adesso mi guardo la mia squadra massacrare quelle altre. Io stesso gradirei vedere questa cosa in ogni singola partita della Juventus. Però capisco anche che, soprattutto in un periodo in cui giochi ogni 2 giorni e mezzo, ogni 3 giorni, e anche filotti di partite complicate, perché Inter, Roma, Inter, Napoli, insomma, ragazzi, è mica facile dopo preparare tutte queste partite e anche passare alla squadra i concetti che vuoi esprimere e vedere che comunque tatticamente sia con l'Inter che con la Roma abbiamo visto un grandissimo Pirlo e una grandissima squadra che ha seguito Pirlo. Quindi sono cose che mi fanno piacere. Io mi collego un attimo al discorso dell'Europa, perché è una cosa che mi avete tirato fuori in tantissimi nei commenti, dicendomi che se si continua a giocare così in Europa non si vince. Io però vi dico anche che essere presuntuosi in Europa e beccare una squadra, la butto lì, il Bayern Monaco, dato che ci tornerà utile dopo,
E dire io ti voglio attaccare, io voglio dominare la partita, voglio veramente farti vedere la mia superiorità. Non sempre poi le cose possono andare bene, perché se tu ti sbilanci particolarmente sempre in avanti e cerchi di andare sempre ad attaccare e lasci sguarnite le difese, lasci qualche spazio, poi c'è anche caso che il Bayern Monaco decida di giocare lui di rimessa, un contropiede può risultare letale. Poi ovvio che ne puoi vincere 10-0, ma puoi perdere anche 10-0. Io sono sempre di quell'idea. Non c'è una filosofia migliore di un'altra. Non c'è una ricetta per vincere in Europa. Non c'è una ricetta che ti fa dire questo gioco è meglio di quell'altro. Perché nel calcio hanno sempre vinto tutti con tutte le filosofie diverse. E questa è una cosa bellissima, perché sennò il gioco sarebbe completamente noioso. Non vorremmo mai metterci qua a guardare. Si andrebbe a selezionare sempre solo una tipologia di allenatore o di giocatore, di preparatore. Questo non è vero. Ci sono delle squadre che hanno fatto miracoli giocando in contropiede, ci sono squadre che hanno fatto miracoli giocando a viso aperto. Non deve essere un vanto, non deve essere un disonore, nessuna delle due tipologie di gioco. Quello che conta è riuscire ad esprimere e ad analizzare bene le partite. E secondo me Pirlo in questo momento lo sta facendo bene. Perché parlavamo del Bayern Monaco? Perché nella partita di ieri con la Roma, per la prima volta, costantemente, abbiamo visto qualcosa che vi avevo annunciato quest'estate. Parlavamo di un Pirlo che in conferenza stampa diceva difenderemo a 4 e imposteremo a 3. E il mio cervello lì, boom, era scoppiato. E come ricorderete su YouTube Italia, sono stato il primo probabilmente a tirar fuori questa frase e a costruirci contenuti intorno perché mi aveva particolarmente colpito. Bene, la mia prima idea, prima ancora della scalata tra il terzino bloccato, l'esterno che fa il trequartista, è quello che abbiamo visto fare alla Juventus di Pirlo in questi tempi, era proprio pensare al Bayern Monaco. La mia prima idea è stata pensare al Bayern Monaco. E adesso vi mostrerò anche il perché, ma qualcuno sa già dove voglio andare a parare perché è un mio vecchio cavallo di battaglia. Il Bayern Monaco l'anno scorso ha vinto tutto. Ha vinto tutto e l'ha fatto con una formazione che possiamo definire titolare. 4-2-3-1 con Neuer in porta, Davis, Kimmich sugli esterni, Alaba e Boateng al centro della difesa, Thiago Alcantara e Goretzka davanti alla difesa, Coman, Müller, Gnabry sulla tre quarti, Lewandowski come punto di riferimento là davanti. L'anno scorso mi è capitato di vedere qualche partita del Bayern Monaco, specialmente la fase finale della Champions League, le ultime partite giocate dal Bayern Monaco in Champions League. E mi ero completamente innamorato di questa squadra e del tipo di gioco che riusciva ad esprimere. Vedete, mi innamoro di squadre che riescono a giocare a calcio. Non è che le odio a prescindere, infatti ero estremamente affascinato sia dall'idea di Conte, sia da quella di Allegri, sia di quella di Sarri, adesso di quella di Pirlo. E tutte e quattro hanno magari dei punti in comune, ma hanno anche tantissimi punti che vanno in disaccordo tra di loro. E proprio perché non c'è, secondo me, una filosofia di gioco vincente e una perdente, sono sempre rimasto attaccato al televisore cercando di capire cosa volevano dare gli allenatori. Bene, l'anno scorso l'allenatore del Bayern Monaco, anche lui senza esperienza, tra l'altro, messo lì in panchina dopo un esonero, poi ha fatto il triplete e ha vinto tutto, ha dato un'impronta particolare alla sua squadra, con Thiago Alcantara, il vero e proprio regista della squadra, che si abbassava in mezzo ai due centrali di difesa, che si allargavano a loro volta, cioè Boateng ed Alaba, si alzavano Kimmich e Davis sulla linea dei centrocampisti, leggermente Müller si abbassava sulla linea del centrocampo, andando a dare una mano a Goretzka, ma Müller era anche un po' il giocatore che faceva avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, perché molto 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 dinamico e quindi si muoveva su tutto il fronte d'attacco e anche riusciva a dare una mano concreta al centrocampo, e si andava a formare questa sorta di 3-4-3 che permetteva al Bayern Monaco di creare degli spazi, perché comunque se i due centrali si allargano e si abbassa anche il regista e va a fare il terzo centrale, qualcuno su quel centrale dovrà uscirci e solitamente è un altro attaccante, quindi porti fuori dalla linea del pressing praticamente due giocatori e permetti di creare degli spazi che poi vanno riempiti dai tuoi altri giocatori, che in questo caso hanno fatto una scalata corretta e riescono a ripartire anche o a creare superiorità numerica con un 1-2 o semplicemente con un dribbling di alto livello. E questa è stata la prima idea che ho avuto dalla Juventus di Pirlo. Un giocatore che da centrocampo si abbassa e si infila in mezzo ai due centrali. Con la Roma noi abbiamo visto esattamente questo. Abbiamo visto esattamente questo perché la formazione titolare della Juventus era un 4-4-2 che potrebbe essere simile a un 4-2-3-1, se proprio vogliamo dirla tutta, con Ronaldo e Morata,
un po' così, nel senso che Morata andava molte volte a pressare il primo portatore di palla della Roma, invece Ronaldo è libero di svariare, di spaziare su tutto il fronte d'attacco bianconero, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' al centro, un po' sulla tre quarti, dove vuole, va sostanzialmente dove vuole, molto libero di agire dappertutto. Alessandro e Danilo sugli esterni, Chiellini e Bonucci in mezzo, McKennie e Chiesa sugli esterni ancora più avanti e Arturo e Rabiot in mediana, che come vi dicevo ieri nelle pagelle, trovate il video qui sopra nelle schede, secondo me hanno fatto un'ottima partita i due centrocampisti. Cos'è successo nella partita con la Roma? Che Arturo si abbassava, si infilava tra Chiellini e Bonucci, si andava a formare una specie di 3-4-3 con Danilo a centrocampo, addirittura più volte abbiamo visto addirittura scambiato come mezzala perché magari Chiesa si abbassava e si formava un 3-5-2, ma molte volte abbiamo visto questa disposizione qua. Un 3-4-3 con i due terzini che vanno a fare le fasce, i tornanti, come si diceva una volta, Chiellini e Bonucci che si allargano in difesa e Arthur che imposta da dietro come giocatore forse più basso. Questo non significa abbassare il baricentro, significa cercare di stanare gli avversari che magari in quel momento stavano cercando a loro volta di difendersi un attimino, perché è vero che la Roma ha tenuto la palla per tutto il tempo, ma è anche vero che anche la Roma stessa ci ha rispettato tanto e quando noi difendavamo loro attaccavano, ma quando noi cercavamo di andare avanti loro sapevano benissimo che non potevano concederci spazi o comunque ripartenze pericolose perché sennò diventava un problema anche per loro. Infatti la Juventus stringeva sempre, era sempre lì che cercava di stringere per fare allargare il gioco della Roma sugli esterni e poi cercare di calamitare le palle che venivano messe dentro con i cross, farle nostre e ripartire. Questa è una disposizione che mi è piaciuta molto perché si andava a formare quel simil 4-3-3, anzi 3-4-3 che il Bayern Monaco l'anno scorso ha sfruttato. Ed ovviamente a livello tattico la stessa cosa, poi a livello di percezione della partita, di grinta che ci vai a mettere, di possesso, della partita, di quanto vuoi andare a dominarla, è stata tutta un'altra roba. Ovviamente non stiamo dicendo che questa Juventus ha fatto quello che ha fatto il Bayern l'anno scorso, ma è interessante che, come già faceva il City, come sta facendo il Bayern Monaco, ora anche la Juventus si mette a fare questo giochino con il regista che si abbassa leggermente tra i centrali per cercare di avere effettivamente un uomo in più durante l'impostazione, per cercare di impostare a tre e invece avere i quattro dietro solidi senza dover fare delle scalate particolarmente complicate. Poi in McKennie, tra l'altro, rivedo, se vogliamo, anche Thomas Müller, che è un giocatore che può, grazie alla sua energia, ricoprire diversi ruoli dal centrocampo all'attacco, alla tre quarti, all'esterno. Quindi McKennie è un po' il nostro Thomas Müller. Cercate di capire la differenza, cercate di capire il parallelo che vi sto facendo, non letteralmente, ma a livello del ruolo che abbiamo visto, a livello di caratteristiche che si chiedono al giocatore, perché servono sempre quei giocatori che vanno a ricoprire larghissime posizioni di campo, dato che non è che tutti possono essere ovunque, ma ci sono alcuni giocatori che possono farlo effettivamente. E questa stessa formazione, se vogliamo, in alcuni momenti della partita, possiamo vederla come un palese 4-3-3. Quindi l'evoluzione che mi aspetto da qui in avanti è quella di arrivare a giocare con un 4-4-2 di base, che in alcuni momenti della partita diventa un 4-3-3 se è necessario, se gli avversari stanno, che ne so, attaccando e tu vuoi ripartire in contropiede anche con il 4-3-3. O se vuoi dominare la partita e cercare di occupare più spazio possibile là davanti, quindi schierando Ronaldo e Chiesa un po' più larghi e Morata al centro, pronto a sbattersi, pronto a lottare su ogni pallone. E poi impostare, se vogliamo, ogni tanto in tanto, con Arthur che si abbassa tra i due centrali. L'abbiamo visto, Arthur è un po' il giocatore di riferimento di questa Juventus. Da quando è entrato Arthur all'interno delle rotazioni e da quando è diventato sempre più titolare, vediamo una Juve molto più ordinata, molto più bella, anche se vogliamo, e più pulita, un passaggio, una linea di passaggio più pulita, perché Arthur veramente ha dei passaggi bellissimi. Tutte le volte che gli vedo calciare la palla sono estasiato, perché è veramente un calciatore di alto livello. E sono dell'idea che sia uno di quelli che ha cambiato veramente la Juve insieme a McKennie, insieme a Chiesa, insieme a tanti altri accorgimenti che poi Pirlo è riuscito a fare con un po' di tempo a disposizione e con tanta esperienza in più rispetto alla gara dell'andata. E come ho sottolineato ieri, sta crescendo e di questa cosa sono veramente contento perché come crescono i giocatori crescono anche gli allenatori e come crescono gli allenatori crescono anche i tifosi, come me e come voi. E a forza di guardare le partite riescono a modificare, a mutare, a devolvere la propria idea, la propria concezione di calcio. A Pirlo hanno chiesto se è una vittoria più da Sarri o più da Allegri. Lui ha detto che non gli interessa sia di Sarri o di Allegri, l'importante è vincere. E siamo tutti d'accordo.
Io, fossi stato lui, avrei dato una risposta molto più diretta, cioè questa è la vittoria di Andrea Pirlo, questa è la Juventus di Andrea Pirlo, questo è il ciclo di Andrea Pirlo. Quindi tutto quello che accade, Sarri, Allegri o Conte o Del Neri o Ciro Ferrara o Trapattoni, Lippi, non c'entra niente, non c'entra niente. Questa è la Juventus di Pirlo e stanno lavorando seguendo i dettami di Pirlo. Io so che anche Cristiano Ronaldo sta rendendo benissimo in questo momento, ma che non è soddisfattissimo ultimamente di quello che sta dando la Juve in campo, perché molte volte magari concede, lascia il fianco all'avversario e dice: bene, gioca te per un po', che io magari adesso o sono stanco, o sono più attento a non prendere gol, o semplicemente perché ho preparato la partita così. Però torno a dire, non abbiamo mai visto nella storia del calcio delle competizioni così ravvicinate, ma mica solo per la Juve, per tutte. Poi la Juve c'ha la Champions, c'ha la Coppa Italia, c'ha la Supercoppa, quindi il calendario diventa ancora più folto. E abbiamo un recupero anche poi col Napoli per quella famosa partita dell'andata che non si è giocata a causa Covid. Insomma, il calendario della Juve è tosto. E dato che la Juve era anche dietro in classifica e quel rotto crotone sta continuando, direi con ottimi risultati. A un certo punto bisognava accontentarsi anche e bisognava dire: se faccio 3 punti in questo modo con la Roma, e ripeto, per me è una partita bellissima e ci farei la firma adesso, a vincere sempre così, tutte le partite d'ora in avanti, vincerle così veramente sarei l'uomo più felice del mondo. Ma so benissimo che ci saranno delle partite in cui giocheremo malissimo, delle partite in cui giocheremo benissimo come con l'Atalanta e non faremo punti, delle partite in cui faremo come abbiamo fatto con la Roma, ma in realtà ne prenderemo 5. Perché ogni partita è una storia a sé. Poi, ovvio, se l'allenatore è più bravo degli altri a prepararla, i giocatori riescono a capire effettivamente quello che vuol dire il mister, è più facile vincerle tutte con qualsiasi modo di giocare. Però io ad oggi sono contento. E vi dico che sto preparando un video speciale in cui ragioniamo sulla formazione titolare di Pirlo. Perché questa è quella che vi ho fatto vedere oggi. Vi ho parlato del 4-4-2 che diventa 3-4-3, diventa 4-3-3, ma sappiamo bene chi sono i giocatori migliori di questa Juventus, sappiamo bene chi sono i titolari nella testa di Pirlo e sappiamo bene per rendimento e per caratteristiche tecniche quelli che ci hanno fatto innamorare di più. Quindi preparatevi, un mi piace a questo video per farmi capire che volete quell'altro di cui vi sto parlando e vi dico che secondo me possiamo stare tranquilli perché ultimamente veramente la Juventus sembra aver preso coscienza e capacità di se stessa. Io il fatto di vincere le partite soffrendo non lo vedo come un passo indietro, lo vedo come un passo in avanti perché è una squadra che ammette che non è super, che non ha i Gatorade, che non può correre tutte i 100 all'ora, guarda il calendario, guarda la classifica, guarda gli impegni e dice: beh, un po' di energie però bisogna dosarle, perché quante volte siamo arrivati poi in Champions League con una rosa cortissima per via degli infortunati? E i titolari che avevamo o non erano in condizione perché erano le seconde linee, oppure non erano in condizione perché semplicemente erano stati spremuti completamente. Secondo me Pirlo sta facendo un buon lavoro, sta ruotando titolari e riserve di partita in partita, mantenendo sempre fisso lo stesso schema di gioco che da qualche partita a questa parte, dalla Supercoppa in poi, ci stanno delle soddisfazioni, e sta cercando di mettere minuti nelle gambe un po' a tutti: Alexandro, Kulusevski, Chiesa, McKennie, Morata, adesso tornerà Dybala, tornerà Ramsey, però bene o male stanno giocando tutti, chi più chi meno, anche Bernardeschi sta trovando tantissimo spazio. Quindi vorrei potervi dire che quest'anno sarà qualcosa di diverso quando arriveremo al momento clou della stagione, ma non ve lo voglio dire per scaramanzia e per non portarmi sfiga. Quindi io vi dico solo, stiamo tranquilli, perché in questo momento vedo dei grandissimi miglioramenti, sia sotto lato tecnico, ma soprattutto sotto lato mentale.